Fino a metà del secolo scorso, sulle nostre montagne erano molte le donne che dovevano fare più di un lavoro, perché i mariti e i figli grandi emigravano e giravano il mondo come cramars, e le donne restavano a casa a badare i figli piccoli e i nonni e si occupavano dei tanti lavori della casa e non solo, perché per mangiare c'era bisogno di badare gli animali della stalla e del pollaio. Queste donne lavoravano dall'alba al tramonto e molto di più ancora, perché per loro la giornata non era mai finita.